Ciao fan dei Pokémon, ben ritornati in un altro video unboxing. Oggi non unboxing, non faremo un unboxing dei Pokémon, mi dispiace, è un po' smesso e boh. Però avrò una sorpresa fatta da mia mamma che mi ha preso dei pennarelli mi aveva detto 80 pennarelli su 100 e come regalo per fine scuola, visto che sta finendo la scuola. Sono emozionata e sono felice e vi piglio il pacco. Eccolo, pacco Amazon tattico. Apriamolo. Mi sento Hulk. Questo è il dentro, molto triste. Ecco il bel bambinetto di Pennarelli che useremo per disegnare. Qua c'è una cerniera. Oddio, no, che belli, senza farli cadere. Eccoli, guardate quanti pennarelli, sono bellissimi. Stupendi, andiamo a provarli, ovviamente. Foglio di test, ce l'abbiamo, eccolo, adesso andiamo a testare questo, si mette a fuoco. Questo lì dietro. Proviamo. Hanno doppia punta. Questa è spessa come punta rispetto all'altra. Questo è il colore. Proviamo questo. Andiamo dalla spunta spessa. Un po' più scusate. Un po' più. Beh, un po' più scuro. Più chiaro forse. Allora, che bello, c'è anche tutto un suo box. Poi vediamo. Questo. Sto a provarli tutti, però vi provo i più intriganti, quelli più belli. Proviamo il fucsia. Proviamo questo fucsia. Che un 6. Bello. Adesso proviamo questo blu. Oh, ma sembra quasi un viola. Che bello.
Non si vede bene la camera, però è un blu violetto, un viola scuro, diciamo, molto. Anzi, un blu, sì, che tende al viola. Proviamo questo viola che mi intriga molto. Bellissimo, vi faccio un cuoricino per voi fan dei Pokémon. Ok. Ok. Sì. Chiuditi. Oh, non ho rovinato la punta, no, ok. Se no mi pigliavo un infarto. Questo. Che dalla telecamera con la luce non si vede molto bene. Aspetta che metto giù. Ok. Molto molto bello. Troverei un... Che colore potrei provare? Potato brown. Si chiama così. Che ci devo fare? Vedete? Non riesco a mettere a fuoco. Che pizza. Comunque c'è scritto potato brown. E vediamo. Un marrone patata. Marrone. Traduzione marrone patata. Potremmo farci tipo un disegno di una buccia di patata. Mi piace, carino come colore. Baby blu si chiama. Ah no, questo l'abbiamo provato all'inizio. Proviamo un Prussian blu, un viola prugna, no, un blu prugna volevo dire. Questo qua. Un po' di raffreddore ai dettagli. Vorrei provare tutti, ma sono un casino, quindi è lungo da provare. Allora, ho scelto un rose red, quindi rosso rosa. Eccolo qua, si presenta così, questa è la punta spessa per farvi vedere e questa è quella fine. Usiamo quella spessa. Aiuto, ho macchiato la scrivania. No, togliti. Casino. Eccolo. Pulisciti. Non si pulisce. Perfetto. Abbiamo fatto un casino. Allora. Pastel yellow. Di tosse un po' bello, tutto yellow, tipo evidenziatore. Ecco questo qua, proviamo proprio il numero uno, wine red. Wine non so cosa significa, ma red è rosso. Eccolo, tappino,
Non riesco mai a metterlo a fuoco. Non riesco. Carino. Questo sì, è nero. Il nero. Uno dei miei colori preferiti. Infatti c'ho anche i pantaloni neri. Ma non devo troppo premere con i pennelli, se no la macchia la scrivania. Non morire. Eccolo. Questo bel letto. Mi ispira sto colore. Pale lilac. Non riuscirò mai a metterlo a fuoco, che pizza. Questo è molto carino. Potrei farci un mini disegno pocket. Ve lo faccio vedere. Bello, bello. Sì, ve lo faccio un disegno pocket. Lo faccio su questo. Non so, ho già disegnato dettagli. Vi faccio Pikachu. Nero. Anzi, prima usiamo la matita perché... Sbaglio, e non posso rimediare. Lo faccio a memoria, quindi, o se no vi disegno Scorpani. Scorpani è mio uno dei miei Pokémon preferiti. Eccolo. C'ho anche il peluche. E se riesco a prenderlo, eccolo. Che vi ho fatto vedere nello shorts. Eccolo! Guardate che carino! Userò questo per copiare. È fatto da Dio. L'ho preso al GameStop. Le orecchie. La codina. Il collo. E le zampette sotto. Con questo scotch. Non si capisce cos'è. Ok. Saluta. Ciao! Allora... fare un piccolo taglietto, va bene? E... ed ecco. Aspettate. Questo è Scorpani. Mi piace. Adesso lo ripasseremo con i pennarelli e lo coloreremo. Non sto a fargli tutto il corpo, è lunghissimo da fare. Già ci ho impiegato al massimo 10 minuti per fare sta roba. Non penso 10, però... comunque, continuiamo. E stop! Ecco. E così è ripassato, anche se ho fatto un pasticcio. Sono riuscita a... non si vede bene. A sporcare. Vedete queste macchioline? Ecco, è perché ho ripassato. Dannazione, non dovrei colorare qua sopra, ma dettagli. Faccio un altro mini stop e lo coloro. Eccomi qua, sono ritornata. E questo è il super preziosissimo risultato. Aspetta, se riesco a farvelo vedere. È carinissimo, vero? Spero che vi piaccia come disegno, ovviamente un po' tutto tremolante perché è la prima volta che li uso sti pennarelli, poi molto spesso, quindi dettagli. E lui sarà, Scorbani sarà la mascotte del canale. Pucciosissimo. Ci somiglia, secondo voi? Bene. Se
volete vedere tutti i miei video, gli shorts vari che farò, che faccio, che ho fatto anche, iscrivetevi e se vi è piaciuto il video ovviamente lasciate un bel like. E ciao!